Radio Brown the Box, la tua radio. Ironia, sarcasmo, buona musica, un mix irrinunciabile per il tuo sabato pomeriggio. Il sabato, Saturday on the Rocks. Dalle 16 alle 18, tutti i sabati, con Marco, Sara, il DJ Emanuele, solo su Radio Brown the Rocks. E solo su Radio Brown the Rocks parte una nuova puntata di Saturday on the Rocks. Benvenuti ragazzi, come state? Come va? Sara, ci sei? Eccomi. Oh, abbiamo ce riformato so, ce so. Abbiamo riformato il bio, non bio. Il duo. È tornato il bio. Siamo in bio, salutiamo il DJ Emanuel che purtroppo questa settimana non è con noi, che ma ci sarà la prossima. Purtroppo, devo dire. Ma ci sarà la prossima settimana dove forse mancherò io, quindi lascerò in pace un po' sia Sara che il DJ Emanuel, così per dire, così. Perché forse non ci sarò. Poi non ci sarai. E voi ci siete? Ditecelo al 349-192-7726. Inondate la chat di messaggi e ci dite cosa state facendo in questo sabato pomeriggio metropolitano, campagnolo, dipende dove siete, cittadino, dove state? Secondo me sono già in una situazione di regali di Natale. Beh, già nel panico. Oddio, adesso dobbiamo trovare il regalo di Natale per questo, per quello, per quell'altro. Guarda, io se non ci fosse Alessia non avrei fatto niente. Inizia proprio così questa frenesia prenatalizia. Tu gli hai fatti i regali? Quest'ansia prenatalizia. No. Ecco, possiamo darci la mano io e te. Adesso vengo di là, ci diamo la mano. Io proprio zero. Ma zero di zero. No, io qualcosa l'ho comprato, devo dire. Non tutto, ma qualcosa l'ho comprato. E... ma poi lo sai che io sono un Grinch, quindi io sta cosa del regalo di Natale. Un po' lo sono anch'io, faccio un però po' fatica. Già la settimana scorsa, voi che ci ascoltate, ci avete chiesto, parlate un po' del Natale, perché sapete, iniziate a conoscerci, ragazzi. Cioè, sapete che io e Sara siamo un po' due Grinch. Il Grinch al femminile, il Grinch al maschile. Però abbiamo trovato delle notizie curiose inerenti al Natale, quindi ci sta. Dopo ve le snoccioleremo insieme a un sacco di altre cose. Adesso possiamo partire con la musica? Adesso sì, partiamo proprio così, d'amblè, di botto, proprio con la musica, perché andiamo ad ascoltarci consecutivamente due brani. Allora, il primo è Amoureux Solitaire. Posso dirlo io? Amoureux solitaire. Amoureux solitaire, mamma mia. Con l'accento francese pezzo giusto. Questo veramente che ci riporta negli anni Ottanta, nella disco music degli anni Ottanta. E poi dagli anni Ottanta facciamo un saltone negli anni 90. E quindi ci ascoltiamo Crying at the Discotheque. Beh, gli Alcazar, ragazzi. Ecco. Gli Alcazar. Bene, iniziamo con un po' di musica, così vediamo un po' di brio, diamo un po' di brio a questo sabato pomeriggio, di spese, di pulizie, di montaggio albero di Natale, di presepe, un sacco di cose. Ditecelo. Intanto comunque la nostra musica e ovviamente insieme alle nostre voci vi accompagnano. Quindi che dici, Ceo? Andiamo? Ragazzi, sul volume inizia Saturday on the Rocks. Je suis besoin de romance, un peu de beauté.
Vitriol, cibo per l'anima, birra per lo spirito. Vitriol è in via Ancina 7 a Fossano. Per info e prenotazioni visita la pagina Facebook. Vitriol ti salva la vita 10, 100, 1000. Gli Alcazar, Crying at the Discotheque, per la felicità di Marco Rock che sicuramente ci sta ascoltando. Abbiamo trasmesso... Dici che non gli sarà piaciuta. Ma non lo so. Magari ce lo dirà con un messaggio, come avete fatto voi. E mi è piaciuto molto il messaggio di Laura che ci scrive: vi ascolto mentre raccolgo i cocci dell'ennesima pallina di Natale rotta dalla mia gattina Maya. Allora, e sì, a me questo fa molto ridere, mi riporta quando anche io avevo la gattina, che era una gattona poi diventata. Con i gatti è veramente un'impresa. Vero che è un casino fare l'albero
albero, ma comunque mettere qualunque cosa che appesa, sì, cioè, che possa penzolare, che gli possa dar modo di giocare. Cioè, proprio tanto. Poi anche, infatti ho visto dei video, c'erano appunto dei video su Instagram, così, di persone che mettevano, tipo appendevano l'albero, cioè non lo mettevano per terra, lo appendevano, ma tanto comunque il gatto riusciva arrivare fino là. Ma certo, arriva lo stesso. E quindi sì, con i gatti è veramente difficoltoso. Povera Laura, noi ti capiamo, oh, mi raccomando, pulisci bene i cocci, che non ne restino qualcuno per te. Esatto, sì, ti consigliamo delle palline che non si rompono. Di gomma piuma. Sara, io e te abbiamo svoltato per il prossimo Natale. Costruiamo le palline per l'albero di Natale di gomma piuma o di gomma normale. L'albero di Natale, esatto, per i gatti. Esatto, sì. Per chi ha i gatti in casa. Dobbiamo brevettarla questa idea. Ma guarda che idea che è venuta alle 16:18 di sabato 10 dicembre. Facciamo un albero che comunque di quelli, sai, che possono cadere, ma poi si rialzano e sono esattamente come prima. Come Ercolino sempre in piedi. Ti ricordi il pupazzo che gli davi la botta che non cadeva mai? Così, esattamente così. Allora, a proposito di regali natalizi, noi abbiamo trovato, anzi io ho trovato questa notizia, scusate, ma il cane mangia un regalo di Natale molto imbarazzante. La padrona scrive e dice: mi vergogno a raccontare i dettagli al veterinario. E allora io mi domando, perché questa padrona ha fatto il video che è diventato virale su TikTok raccontando quello che io vi sto per dire, che ha fatto 2 milioni di visualizzazioni? Spiego molto velocemente. Si vergognava, però ha fatto il video, ecco, l'ha postato. Tra l'altro, esatto, perché questa nostra amica, che salutiamo tra l'altro, aveva e ha un cucciolo di cane, che un bel giorno, questa settimana lunedì, ha deciso di mangiare un regalo molto 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 imbarazzante che questa nostra amica aveva comprato per il suo fidanzato. Okay? Praticamente è andata così. Il cane, probabilmente spinto dal profumo del regalo, perché si trattava di un pezzo di cioccolato, spiegherò poi le dimensioni e la forma del pezzo di cioccolato. Ecco, già, guarda, il pezzo di cioccolato, sì, andiamo avanti. Lei aveva comprato questo regalo e aveva incartato questo regalo, scusate, mi metto di nuovo in una cerca, ecco. Aveva comprato questo regalo per il suo ragazzo ed era una statuina che il cane ha divorato immediatamente. La nostra amica ha raccontato questa disavventura su TikTok, il video è diventato virale, ma di cosa si trattava? Qual era il motivo dell'imbarazzo? Il regalo era un ano edibile in cioccolato. Mi stai guardando, Sara, come il cavallo guarda il treno? Era sostanzialmente... Sì, ti sto guardando veramente come la mucca che guarda i treni passati. Cioè, un ano inteso come... Quello, sì, quello. L'ano. Esatto, non Milano, ma bensì l'ano, fatto in cioccolato, probabilmente a immagine e somiglianza di quello della nostra amica che ha fatto questo video, che lei aveva deciso di regalare al suo fidanzato come regalo di Natale. Ma che bel regalo, però, vero? Mamma mia. Anche per voi che non avete idee, ragazzi, prendete spunto da questa nostra amica. Che originalità, la nostra amica, cioè, ma bonjour finesse comunque. E quindi, insomma, lei si vergognava di andare dal veterinario. Credo però che te vergogna, però, e si vergognava, però alla fine, cioè... Perché il cagnolino praticamente è stato un po' male, quasi immediatamente. Però se era di cioccolato, ma il cane, quindi... il cioccolato per i cani è una droga, cioè una roba che gli fa malissimo. È una roba che fa malissimo, però non necessariamente avrebbe dovuto dire al veterinario la forma di questo oggetto. Ma sai perché l'ha fatto? Esatto, ma sai perché l'ha fatto? Perché il veterinario ha chiesto gli ingredienti, cioè le quantità di ingredienti di cioccolato che componevano questa cosa, e lei non sapeva cosa fare e ha portato la scatola. Ma scusa, non portare la scatola? Cioè, scrivi gli ingredienti, li scrivi su un pezzo di carta. Poi magari c'erano anche delle robe, delle sostanze un po' così afrodisiache. Credo, magari. Probabilmente sì. Cioè, quindi poi magari il cagnolino gli ha preso il cagozzo e poi si è infoiato pure. Magari, non è dato sapere, è dato solo sapere che la nostra amica si vergognava di dirlo al veterinario, ma non di fare il video che è diventato virale. Quindi, ragazzi, è opinabile, cioè, seguire l'esempio di questa video, nostra amica. Cioè, ha ripreso bene proprio l'immagine di questo... Sì. Di questo orifizio, ecco.
ecco, sembra un po' la Marchesini quando faceva la sessuola. Grandissima. Questo orifizio. Posto nel culo. Va bene. Bene, comunque alla fine, cioè, questo è il caso di dire che comunque il fidanzato qua della nostra Lady Ano, esatto, è rimasto comunque a bocca asciutta. A bocca asciutta, letteralmente, proprio, perché il regalo se l'è mangiato il cane. È proprio il caso di dirlo. Bene, no, quindi amici da casa, vi abbiamo anche dato così un consigli per gli acquisti. Assolutamente. Mi raccomando, recatevi anche voi a trovare questo regalo, è importante. Non saprei esattamente dove trovarlo. Nemmeno, cioè, io. O magari appunto ci sono dei mastri cioccolatai che te lo fanno proprio così su misura. Su misura, esatto, mettono la formina. La formina, che poi però tu devi anche prendere le misure benissimo. Quello, sì. Bene, quello, ragazzi. Bene. Allora, comunque, buon Natale a buon tutti. Buon Natale a tutti, Evviva, evviva quindi con questo inno. Pensa che si è messo in collegamento adesso. Con questo inno all'originalità. Allora, caro Ceo, noi andiamo ad ascoltarci un pezzo di Lady Gaga. Molto e bene. Poi dopo ne parliamo, che dici? Vai. Dai. That they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the egg roll of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, gold with power, Maria du Tsern. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head.
Lady Gaga, Bloody Mary. 16 e 27 sabato 10 dicembre 2022 ha scatenato un po' di messaggi la notizia con la quale abbiamo aperto la aperto così con corbotto, come si suol dire. Ma passiamo ad altro, facendovi presente anche che ci ha raggiunto qui Andrea Fogliato, che è uno dei conduttori di Good Morning Bra, se non vado errato. È venuto qua, ha fatto un giretto. Ci ha fatto una sorpresa, perché me lo sono visto arrivare dall'altra parte del vetro. Dico, ma che ha ci fatto fai qua? Cucù. Bene. Allora andiamo con la prossima notizia di oggi, che ha surclassato Stranger Things, giusto? Esatto, perché noi ci siamo appena ascoltati Bloody Mary di Lady Gaga. Posso dire una cosa su Lady Gaga? Dilla. Molto bene. Ok, quindi grazie oltre, Sara, grazie. Oltre a ricordarci appunto un ottimo cocktail, diciamo che questo brano è nella colonna sonora di una serie che veramente sta impazzando su Netflix. È davvero giunto il momento che anche io mi metta a guardare le serie TV. E come dici tu, appunto è riuscito a usurpare il trono all'ultima stagione di Stranger Things. Il che non è poco, perché io dove andavo, sentivo solo parlare di Stranger Things. Esatto, allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Mercoledì. Ok. Quindi prodotta da Tim Burton e basata sulla storica famiglia Addams. Mercoledì appunto è lo show di Netflix, segue appunto le vicende di una Mercoledì Addams adolescente che fa il suo ingresso presso la Nevermore Academy. Immagino che a tutti voi sia capitato di vedere un monte di meme su questa cosa qua, perché io l'unica piattaforma che uso è Instagram e ne ho visti a milioni. Ce ne sono tantissimi di meme appunto su Mercoledì. Quindi lei, diciamo, è incentrata appunto su questo personaggio della famiglia Addams, che va in questa accademia per zanne, pellicce, scaglie, svitati, sensitivi e molte altre. Insomma, c'è un po' di tutto, come qua in radio, è uguale. Esatto, cioè praticamente parliamo appunto di categorie estremamente emarginate, esattamente un po' come tutto il gruppo di Radio Brown The Rocks. Salutiamo tutti gli speaker. Salutiamo tutti gli speaker. On The Rocks. Comunque, appunto, non appena mette piede in questa nuova realtà, appunto, l'eroina si ritrova al centro di un mistero che coinvolge la figura di un mostro, di un serial killer e il passato coloniale, appunto, della cittadina in cui nasce questa accademia. Cioè, già la trama. C'è, secondo me, il fatto che l'abbia prodotta Tim Burton, questo quindi, è un altro, esatto, gli dà questa... è un altro surplus, è un altro valore aggiunto. Allora, poi il cast, veramente un cast d'eccezione, perché allora abbiamo Mercoledì, che è magistralmente interpretato da questa ragazza che si chiama Jenna Ortega. Io non l'avevo mai vista prima. Adesso vado a documentarmi su che cosa abbia fatto precedentemente, o se questa è la sua prima. Sì, forse, ma non lo so. Ha fatto già altre apparizioni. Ok. Sì, però diciamo che il successo sicuramente ce l'ha. Ecco, il successo l'ha avuto con questa serie. E poi parliamo ovviamente di lei, di Morticia Addams. Catherine Zeta-Jones, ragazzi. Quindi voglio dire, è tutto detto. Che ancora oggi è da applauso. Posso permettermi? È ancora una bellissima donna. Una bellissima donna, sì. Poi c'è un altro attore famoso. E poi abbiamo appunto Gomez, che è interpretato da Louis Guzman. Che è appunto un attore, allora, che ha recitato in Narcos, ok, per chi è appassionato di serie. Poi comunque un attore caratterista che ha interpretato molti film, anche alcuni di Tarantino, ragazzi, ecco, quindi esatto. Sicuramente lo avrete già visto. Quindi io personalmente non mi sono ancora avvicinata a questa serie, anche perché io devo ammettere non sono proprio una grande fan delle serie, però invece a differenza mia, a differenza tua, Mercoledì sta spopolando su questa piattaforma. Tu sei al passo con tutto, io un po' meno, ma dobbiamo veramente avvicinarci alle serie, Sara, perché sennò siamo tagliati fuori da quelle che sono anche le discussioni in ufficio, piuttosto che con amici, perché oramai le guardano tutti. Guardando una serie, mi sono avvicinata ad una serie, ma perché ovviamente parla della regina Elisabetta, quindi la serie The Crown. Vabbè. Quindi io sto guardando questa serie.
poi non so se questa visione mi porterà, appunto, mi invoglierà a vedere altre serie Netflix o comunque serie di queste piattaforme on demand. Bene, allora oggi è il 10 di dicembre, quindi anche se mi spiace veramente ammetterlo, sì, ma siamo appunto, il Natale si avvicina e avanti con la donna Grinch, spaventosamente, ragazzi. Eh sì, spaventosamente, e questo è è iniziato ufficialmente il periodo in cui Mariah Carey torna famosa. Cioè, in cui ascoltiamo appunto questa canzone di Mariah Carey ovunque. Le casse di tutti coloro. Le casse, ma quelle non le casse della radio, ma le casse di vino che siamo tenuti a scolarci per sopportare anche questo Natale 2022. Ovvio, e anche le casse di coloro i quali hanno scritto e interpretato dei brani natalizi in questo periodo si rimpinguano, e anche a noi ragazzi tocca passare un pezzo natalizio. Dopo ci saranno le notizie. Sì. Cioè, noi con questo pezzo inauguriamo il circo Il circo mediatico, circo e non natalizio di dicembre. Pre-natalizio. Dopo ci saranno le notizie curiose da tutto il mondo per quanto riguarda il Natale. Per adesso c'è All I Want for Christmas. Lei è Mariah Carey. Questa Saturday on the Rocks. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. All I want for
Ciao, auguri. Auguri. Ciao, ciao, tanti grazie. Auguri. Grazie, auguri a te, oh, famiglia. Oh, eh? Se non ci vediamo più, tanti auguri di buon Natale. Ciao, buon Natale, grazie. Buon Natale, ciao. Tanti auguri, buon anno nuovo. Grazie, grazie, Sara. Anche a te, famiglia, mi anche raccomando. Anche a te, famiglia. Ci vediamo in giro, tanti auguri. Grazie. Auguri. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Mua, mua, mua. Ciao, 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 ciao. 16 ciao. E 37. No, non siamo impazziti di ragazzi. Oh, siamo entrati in clima natalizio. Dopo le feste, dai, vediamoci per un caffè. Ma certo, dai, dai, ci facciamo passare queste feste. Ma Capodanno? Ti mando un fai? Messaggio. Cosa fai a Capodanno? Ti mando un messaggio. Ci sentiamo, eh? Prima di Capodanno ci sentiamo. Ci sentiamo, eh? Sì, sì. Molto bene, ragazzi. Tenete duro, tenete duro. Ancora una ventina di giorni di ciao, auguri, grazie. Ci sentiamo e poi finirà tutto. E anche noi, io e Sara, torneremo nella tana del Grinch, dove si confà, esatto, a due come noi, perché noi siamo di questo genere qua. No, in realtà, ragazzi, anche nelle scorse puntate ci avete tempestato di messaggi dove ci chiedevate di parlare del Natale. E allora io mi sono organizzato. Allora, eccolo qua. Eccolo qua. Io mi sono organizzato e ho trovato 10 curiosità da tutto il mondo sul Natale. Allora, iniziamo con la patria. Credo la patria del Natale, secondo il mio punto di vista, gli Stati Uniti. I cittadini degli Stati Uniti, in un sondaggio fatto nel 2009, ma non penso che fosse tanto, come dire, necessario fare questo sondaggio, sono quelli che in tutto il mondo amano di più il Natale, e lo amano così tanto che gli addobbi natalizi, ogni anno gli addobbi natalizi si organizzano, per quanto riguarda gli addobbi natalizi, organizzano gare a tema e si arriva a spendere per le decorazioni fino a 6 milioni di dollari. Cioè, ragazzi, il mio grosso grasso Natale americano. Cioè, una roba, 6 milioni di dollari per addobbare dall'albero al giardino, alle cose. Ovvio che tutti, ma proprio tutti, secondo me, abbiamo nell'immaginario la casa di mamma ho perso l'aereo, che sì, è addobbata in una maniera magnifica. Bene, esatto, ma la partenza è quella, eh. Da è lì tutto in illuminata, su, tutte queste luci. Ci sono poi delle c'è tutto, foto su. C'è tutto un addobbo esterno, perché c'è tutto il giardino, la situazione. E interno, esatto, cioè, perché comunque è proprio una roba. E presepe su presepe, il festone, le cose, quello che si illumina, l'altro che prende due colori. Tra l'altro, appunto, anno in cui si presume e tra l'altro si raccomanda, sì, un Natale un pochino sottotono per un problema energetico, di costi ovviamente dell'energia elettrica e di carenza anche, esatto, appunto di energia elettrica. Quindi nelle grandi città hanno comunque, almeno per quello che ho sentito qui in Italia, hanno contenuto, hanno ridotto le luci natalizie. Ma come è giusto che sia, nel senso che anche che l'orario, il tempo di accensione delle luci, per vero, esempio, che ne so, dell'albero, della città. Vero, ecco, vero, vero. Anche sicuramente la nostra città, la città che ospita gli studi di Radio Brown The Rocks, si è conformata al programma. Quindi, ragazzi, quest'anno va bene tutto, però diamoci una regolata. In Ucraina, invece, i ragni e le loro tele sono di buon auspicio. Così non mancano gli addobbi con ragni e ragnatele per assicurare benedizioni per l'anno successivo. E quest'anno, allora, io credo direi che comunque nel 2021 i ragni e le robe non siano proprio stati di buon auspicio per il popolo ucraino. Purtroppo devo dire, no, speriamo che lo possano essere per i prossimi anni. Ne hanno messi abbastanza. Speriamo che lo possano essere per i prossimi anni. Il nostro cuore è vicino a tutta la popolazione ucraina. In Repubblica Ceca c'è una tradizione che riguarda invece tutte le donne single, che secondo me è molto carina, veramente. Secondo la tradizione, il giorno di Natale, chi non è né sposata e né fidanzata si mette con le spalle alla porta e lancia una scarpa dietro di sé. Se questa scarpa atterra con la punta rivolta verso la porta, il matrimonio è in arrivo. Ah, ma allora, questa in realtà è una, non è una roba prettamente, come dire, di quel paese. È una cosa che si usa, sì? L'avevi già sentita? Allora, quella è una, come dire, un rito, sì? Sul matrimonio, cioè che riguarda appunto tutto il mondo delle scarpe, no? Sai, ci sono dei riti, eccetera. Okay. Sta cosa della scarpa indica appunto se la donna si sposerà o non si sposerà, ah, se si rivolge. È la prima volta che lo leggo. Sì, in realtà probabilmente magari parte da questo paese, però è una tradizione poi diffusa in tutto il mondo. No, è bello, cioè, dai, mi piace come nelle idea. Donne da maritare. Mi piace come idea. In Estonia invece non si pensa solo
solo al cenone della vigilia. Oltre a brindisi e a buffate, le famiglie, pensa un po', vanno in sauna tutte insieme. Come tutte insieme? Cosa vuol dire? Si va a fare la sauna, cioè si mangia, si beve e poi tutti insieme poi si muori, va in sauna. No, perché, cioè, voglio dire, vabbè, questione di abitudine, ma lì dopo tutta sta magnata, vai a fare la sauna, cioè... E poi muori. E poi muori, cioè, nel senso, perché come fai? Beh, sì, in effetti è abbastanza, cioè, se lo facessimo io e te, moriamo veramente. Però loro sono abituati perché iniziano da bambini. Sei già stremato, appunto, dalle fatiche del pasto, l'auto abbondante, luculiano. E poi buttarti ancora dentro una sauna a tutti quei gradi, cioè proprio crollo verticale della pressione. Però cioè, magari minimo svieni proprio, cioè ben che ti va svieni. Però magari ti rilassi. Allora ti tramortisce questa cosa. In Svezia, ma magari no. Beh, dovremmo provare, quest'anno proviamo, Sara. Mettilo tra le cose da fare. Quest'anno andiamo in Estonia, mangiamo come se non ci fosse sauna un domani e poi andiamo a fare la sauna. In Svezia invece c'è una creatura mitologica natalizia molto particolare. Si chiama Tomte. È un piccolo folletto e gira accompagnato da una capretta. E la tradizione è quella di riuscire a identificarlo durante la cena di Natale nel giardino. Quindi, hai capito? Insomma, loro hanno questa tradizione che mentre stanno mangiando passa questo tomte, che è una sorta di folletto. Io me lo immagino col cappellino a punta, sai? Mm-hmm. Una sorta di nano da giardino che passa e bisogna identificarlo. Chi lo vede non ha vinto, ma bensì avrà un Natale felice. Ecco. Bella, capito, questa, cioè, bella così, questa usanza svedese. Poi passiamo in Polonia, dove c'è il pranzo, dove il pranzo natalizio invece prevede una portata per ogni apostolo. Quindi 12 portate. Cioè, ovviamente i 12 apostoli, cioè, voglio vedere che 12 portate. Tra l'altro, appunto, questo ricorda un po' quella che è stata l'ultima cena che comunque non è proprio finita benissimo per tutti. Cioè, quindi Bene, allora adesso mandiamo il prossimo pezzo di quest'oggi, ragazzi, e poi ritorniamo a bomba sulle notizie curiose per quanto riguarda il Natale da tutto il mondo. Così facciamo contenti voi che ci ascoltate, perché io e Sara purtroppo siamo un po' due Grinch. E comunque, se non ci vediamo più, se non ci sentiamo più, auguri. Ciao, auguri, grazie, saluta la famiglia. A ciao. A te e famiglia.
Ciao Saturday on the Rocks, vi ascolto dalle piste di Prato Nevoso. Bravo, bravo, ma non ti firmi, mannaggia, che figo. Io andrei a Prato Nevoso solo per bere un bombardino e, e guardare gli altri che sciano. Posso dire questa cosa? Anche se ero uno snowboarder mica male, ecco, in gioventù. Sì, adesso più poi... hai smesso, è finita la tua carriera da snowboarder. Anche perché appunto tu sei uno skater e quindi giustamente... Non era difficile, ho fatto 3 anni consecutivi dove mi sono veramente divertito alla grande. Poi un piccolo medio infortunio mi ha fermato e non ho mai più ricominciato. E basta, quindi non vai più a surfare sulla neve. Ahimè no, bravissimi voi che lo fate, bravissimi voi che mandate messaggi al 349-192-7726 come ha fatto il nostro amico sconosciuto. Beh, allora, comunque divertiti, buon divertimento. Bravo. Torniamo a bomba sulle notizie curiose per quanto riguarda il Natale da tutto il mondo e andiamo in Catalogna. Dove c'è una particolarità. In mezzo ai classici pastori del presepe, appunto, si nasconde il nome è questo, il Caganer, che è un pastore con i pantaloni calati e il cui nome appunto lascia poco ad intendere di diverso, che è un immancabile portafortuna. Quindi bisogna trovare all'interno dei presepi della Catalogna questo Caganer, che è un personaggio che è ritratto durante l'atto dell'evacuazione. Ecco, io più Ma meglio cosa... di così non riuscivo a no, dire. No, scusami, mi sono un attimo distratta perché stavo cercando di sistemare delle cose sulla playlist. Cioè, allora, nel presepe della Catalogna c'è un tizio che... C'è un tizio che è ritratto mentre fa l'atto di defecare. Ma tipo così accovacciato. Esatto. Ma si vede anche proprio... No. No, non si vede, però si vede che è accovacciato e bisogna trovarlo all'interno dei presepi. È una tradizione metterlo in un punto un po' particolare per farlo trovare a quelli che sono i commensali piuttosto che coloro i quali visitano e vedono il presepe altrui, no? C'è sempre questo Caganer, che si chiama così, ragazzi, giuro, ed è ritratto nella posizione di fare l'atto grosso e bisogna trovarlo, e se lo trovi porta fortuna. È così. È un'usanza Benaugurante. Ecco, perché alla fine è una liberazione, anche se vogliamo. È chiaro. Esatto. In Giappone il Natale viene festeggiato con usanze e modalità molto simili a San Valentino, e questo onestamente non l'avrei mai immaginato, e quindi è un giorno particolarmente romantico durante il quale le coppie si scambiano doni, effusioni e tutto quello che ne consegue. Che bello. Hai capito? Che bello. Un paese che vai, usanza che trovi e ovviamente cucina che trovi. Andiamo in Sudafrica, dove alcune tradizioni gastronomiche natalizie prevedono dei gustosissimi, e io non vedo l'ora di provarli, piatti di insetti fritti. E io e te, Sara, ne andiamo a provare. Andiamo in Sudafrica, andiamo a Johannesburg piuttosto che a Cape Town e andiamo a farci servire gli insetti fritti per Natale. Li vuoi? Li mangi? Io non vedo l'ora. Poi invece, e chiudiamo, a Caracas in Venezuela, la vigilia di Natale ci si sposta sui pattini a rotelle, e questa è una figa. Cioè, durante la vigilia di Natale si va tutti sui pattini a rotelle, indipendentemente. Vabbè, anche perché lì, appunto, mi hai detto Venezuela, cioè sì? Anche perché lì, appunto, non abbiamo il problema della neve o delle strade ghiacciate. Perché fa caldo, che meraviglia. Ma io vorrei tanto passare un Natale al caldo, vivere l'atmosfera natalizia, però con in pantaloncini e maglietta. Prima o poi devo farlo, assolutamente, devo metterlo tra le cose da fare. Ed è una tradizione, quella di Caracas, molto sentita, tanto che per l'occasione vengono chiuse al traffico pure le strade. Cioè, tutti quanti girano sui pattini a rotelle. Viva Caracas, viva il Venezuela. Punto. Ma bello. Ma sì, ecco. Tu ci sai andare sui pattini? Io sì. Perché ho provato di recente. Ho provato di recente con Riccardo, allora, e ce la faccio sui ancora. Sui pattini a rotelle, ma proprio i pattini a rotelle che avevamo da bambini. Quelli tradizionali, non i pattini in linea, esatto. Io sul tradizionale vado. Su quello tradizionale, sì, io andavo alla grande. Anche io, prima non di skateare. Quelli in linea, che come si chiamano i pattini in linea? I rollerblade. Su quelli lì faccio un po' fatica, però sugli altri alla grande proprio. Anche io. 16:53, ragazzi, alzate il volume perché la prossima canzone vale veramente l'ascolto. Il dance floor del sabato pomeriggio di Radio Brown The Rocks con Marco, con Sara, questa è Saturday on the Rocks. Top of the roof, the bridge is on mine. Steam engines roll by, the bridges fall down.
and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side. Hey, 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 hey. Is new, whatever you do is up to you, but do me this too, don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. Saturday on the Rocks, ragazzi, le 16.56 di sabato 10 dicembre 2022. Continua la diretta con Marco, con Sara fino alle 18. Allora, sono arrivati anche un po' di messaggi. Dai, ne leggo uno. Leggici un po' di questi messaggi, che poi appunto solitamente ne leggiamo sempre pochi. Attenzione, bentornati ragazzi. Tra poco si esce per finire di fare i regali di Natale. Roberto e Franci. Allora ragazzi, armatevi di pazienza, mi raccomando. Tanta pazienza, proprio tantissima. Armatevi di pazienza, cari Roberto e Franci, perché è dura in questo periodo qua. Io ho già visto anche solo stamattina, dove ho fatto un po' di pulizie, poi di corsa sono uscito, sono stato a comprare ancora un paio di cosette che mi mancavano. È dura. Ci vuole pazienza. Io credo di aver fatto qualcosa come un quarto d'ora di anticamera stamattina, eh. Cioè anticamera intendo un quarto d'ora di coda. Non dico dov'ero. Chi mi ha visto mi ha visto, chi non mi ha visto pace, amen. Comunque un quarto d'ora, ragazzi, e viene lunga. Aspettare di essere così. Esatto, di essere considerato o controllato. Nel frattempo ho controllato la commessa di turno. Esatto, che nel frattempo c'è comunque pure lei che è tutta in coda, cioè, è dura anche per chi lavora. Pesante, cioè, per questo... le commesse, per i commessi, comunque per chi fa i pacchetti, lavora nel commercio. Anche. Esatto, questo è veramente quello che si dice il tour de force. Quindi ho controllato per far passare il tempo le email, i messaggi, cioè una roba. Armatevi di pazienza, e tutti voi che siete all'ascolto, se siete in coda, mi raccomando, sorridete, armatevi di pazienza, vedrete che arriva il vostro momento arriverà. Allora, l'attesa è se stessa piacere, l'attesa del piacere
e stessa piacere. Ricordatevi questo. A proposito di piacere, qui Sara, tu, come dire, mi spoileri il mi dai il là per una notizia dove dovrò rivolgermi a tutto il lessico possibile per cercare di essere intervento. Esatto, per cercare di essere il più dettagliato ma non scurrile possibile. Allora, siamo con Cara Delle Vigne, che è una modella. Cara Delle Vigne è una modella. Che una decina di giorni fa oramai ha donato un suo orgasmo alla scienza. Esattamente. Ecco. Sì. E cosa succede? In pratica lei ha rilasciato una dichiarazione dove diceva: sono qui per avere un orgasmo e donarlo alla scienza. Con questa singolare affermazione ha introdotto la sua missione a favore di telecamere in un ospedale tedesco. Allora, sì, infatti, questo fa parte di un progetto della BBC dedicato, sì, alla sessualità. Bene. Praticamente questa serie della BBC si chiama Planet Sex. Ok. Ok, appunto, in cui ha collaborato appunto la top model inglese. Questa serie è composta da 6 episodi. 6 episodi, giusto? Ai quali ha collaborato lei, e al centro delle indagini c'è quello che viene chiamato il pleasure gap. Il pleasure gap, detto anche gender climax gap o semplicemente orgasm gap. Allora, che cosa vuol dire? Che c'è una disparità di genere che colpisce appunto la sfera del piacere sessuale. Quindi cosa succede? Che numerose ricerche attestano che le donne... diciamolo, le donne provano meno orgasmi rispetto agli uomini. Oh, ragazzi, quindi siamo più fortunati, c'è voi poco siete da più fare. Fortunati, voi appunto raggiungete il piacere in modo forse meno difficoltoso, più facilmente di noi. E anche sicuramente diverso. Esatto. Diversamente, appunto. E quindi questa tutto questo studio vuole appunto provare questa disparità e andare ad indagare in che modo, proprio a livello fisico, neuronale, raggiunge il climax. Ma che figo, cioè, posso dire, è una bella cosa. Cioè, c'è sempre stato questo tabù di parlare di quello che è l'orgasmo maschile e femminile, e sarebbe bello capire quali sono i picchi raggiunti da un sesso piuttosto che dall'altro, no? Dove si va in maniera neuronale, dove le sinapsi raggiungono. Ma sì, perché poi tra l'altro parlare di piacere sessuale e nella fattispecie di piacere sessuale femminile è ancora un tabù. Appunto, la stessa Cara Delle Vigne dichiara che nel XXI secolo ci si aspetterebbe che uomini e donne avessero una vita sessuale ugualmente appagante. Beh, e sì, invece, pensa un po', se parliamo di orgasmi, esiste proprio una chiarissima differenza, o per parlare appunto come fanno quelli bravi, un gender gap. In pratica, questa ricerca dice che solo il 65% delle donne etero raggiunge l'orgasmo, ma stando alle mie amiche, lei dice appunto, ma stando alle mie amiche possiamo scendere anche al 15 o al 20%. No, ma poverine, telefonatemi, ragazze, io posso anche fare delle telefonate erotiche, non c'è problema. Sì, cioè, chiamate il 328-49, vabbè. Sì. Il toy boy che tutte, il nostro sex toy. Quella, il nostro sex toy, Marco Ceo, telefonatemi. Dai, adesso fai la voce, come erano già quelle linee telefoniche, te le ricordi, nei primi anni 2000? 144. Telefonate a Marco di Radio Brown the Rocks. 144 e chiamatemi e esaudirò ogni vostro desiderio. Ecco, sì, ti piace anche, così? Anche meno, comunque. Ti piace così anche meno, che sembra, anche che sto, meno, Ceo. Sembra che io sia in una grotta, ragazzi. Allora, usciamo dalla grotta, andiamo con la musica di una grandissima, cantata da una grandissima cantante, e io, quando si parla di Sophie Ellis-Bextor, non posso far altro che dire molto bene. Molto bene, ok. E noi ci ascoltiamo il suo brano, che è Groove Jet.
Correva l'anno 2001 quando Sophie Alex Baxter cantava Groove Jet e io facevo gli aperitivi ed ero giovane, andavo a fare l'aperitivo, c'era questo brano ed era una figata, che bello. E così, e ti muovevi, e avevo 20 anni di meno, e porca miseria. Un po' il mamma mia, comunque sì, 2001, 20 anni fa, cioè a me 2001 eh sì, sembra ieri, cioè dire ma sì 2001. E invece in realtà non è proprio passati, così. Sono passati più di 20 anni. Mamma mia ragazzi, allora abbiamo scatenato la chat sia per quanto riguarda la notizia, hai visto anche tu, bene, sia per quanto riguarda la notizia del Natale in tutto il mondo, delle cose curiose, sia delle richieste per CEO di un sacco di nostre ascoltatrici che non vedono l'ora di essere appagate non è vero, allora qui qualità c'è, attenzione, faccio prima l'altro, quello sul Natale. A casa nostra a Natale è il festival della tradizione tra virgolette da paura, cappone e stoccafisso a manetta. Fabio D'Avrà. Fabio, ti capisco. Anche per noi il Natale è così, cioè si mangia come se non ci... Ma e poi le cose giuste, e se ti azzardi a non prendere tutte le portate sarai guardato malissimo dalla zia Maria piuttosto che dalla zia... Ci si offende. Assolutamente. Sì, potrebbe essere veramente... E ho lavorato tutto il giorno, non male. Un grave affronto. È chiaro. Non prendere, ma soprattutto poi non fare il bis, perché comunque anche questa situazione di bis dobbiamo parlarne. Perché niente, comunque, deve essere fatto. Cioè non basta mangiare 16 portate, cioè tu di queste 16 portate devi anche subirti il bis. Sì, e perché se no potrai subire, come dire, le angherie delle tue zie che hanno cucinato tutto il giorno, anche il giorno prima, e se tu non mangi qualcosa, ma non sto dicendo tutto, tu non mangi una portata, niente, sei il diavolo perché non hai mangiato quella portata lì. Ma dai, ma com'è possibile? Ma non ti piace, ma non stai bene tutto il giorno, c'è? Abbiamo cucinato tutto il giorno, abbiamo fatto la roba da mangiare, non mangio. È una cosa che mi ricorda anche a me i miei Natali. Bene, cambiamo decisamente argomento e ci colleghiamo alla notizia, quella di Cara Delle Vigne, ecco, che ha donato il suo orgasmo per la ricerca. C'è la nostra amica, vado con la voce, vai, anonima 82, che scrive: anch'io voglio misurare il mio orgasmo. Niente, ha scritto solo questo. Misuralo, però come si fa? Però è anonima 82, già questa cosa qua, chissà chi ci scrive, anonima 82, vabbè dai. Anonima 82, comunque se riesci a misurarlo, perché poi anche lì, cioè come si misura? Non è che vai in farmacia, scusi, buongiorno, volevo un misuratore di... Un orgasmometro, brava, grazie Sara. Come l'applausometro, l'orgasmometro. Cioè, come si capisce questa cosa? Non ci veniva il neologismo. Come si fa a misurare un orgasmo, ragazzi? Ditecelo al 349-192-7726, come ha fatto la nostra amica anonima 82 in riferimento a una notizia che abbiamo dato poco lei fa. Lei ha detto che vorrebbe farlo, sì, però non che comunque lo ha fatto. No, esatto. Allora, adesso amiche ascoltatrici, amiche da casa, ma anche non da casa, chi lo ha magari già fatto, deve dircelo come ha fatto, mi raccomando. Questa puntata da natalizia sta vertendo, come dire, su una pagina un po' così più di rosa, piaceri. Di piaceri, di cose. Scrivete in privato del Natale. Ecco, scrivete in privato a Sara e scrivete in privato a Marco. Amiche, per... che cosa avete fatto di quella stella, di quella punta che c'era bene, 17:10 sabato 10 dicembre 2022 andiamo con il prossimo brano di quest'oggi, quindi ragazzi, sul volume, questo è il Dance Floor di sabato del sabato pomeriggio di Radio Brown The Rocks. E ascoltiamo lei. Cioè, vuoi dire qualcosa anche su di sì, dilla. Su Anastasia voglio dire molto bene. Bene. Andiamo con il brano prossimo e si va. We'll be right back.
said, how many times have I tried to turn this love around? But every time you just let me down. Come on, be a man about it. You'll survive. Sure that you can work it out, all right. Tell me yesterday, did you know I'd be the one to let you go? And you know, my love, set me free. Yeah, all of me out this misery. Yeah, give my life again. You can't handle me. Set up my love. Over me too, yeah. Seems like my time has come and now I'm moving on. I'll be stronger. Set me free. Get me out this misery. Yeah, yeah. Show me the way. My life again. You can handle no, me. No, no. Anastasia, anche questo brano, in quanto a ricordi, mica poco, quantomeno per me. E qui anche siamo nei primi anni. Nei 2000. Primi anni 2000, perché anche questo brano mi profuma di gioventù, almeno per quanto riguarda me. Veramente. La mitica Anastasia, io mi ricordo che la guardavo e mi sono sempre domandato, ma perché ha sempre gli occhiali? È vero. Ti ricordi che nei video aveva sempre occhialini molto sottili, azzurri, con le lenti azzurre. Era un po' la Briatore. A me però lei piaceva in quei video lì. Lei era fantastica, una roba, poi, era di una bellezza, poi la grinta di veramente una, di questa cantante. Grandissima Anastasia, che ha accompagnato il brano che ha cantato il brano che ci siamo appena ascoltati. Tornate in nostra compagnia ancora quasi un'oretta, fino alle 18, la diretta di Saturday on the Rocks dai microfoni di Radio Brand the Rocks. C'è Sara, c'è Marco, ci siamo noi. Il DJ Emanuel questa settimana non c'è, c'è Emanuel che si fa i fatti suoi, no, per conto suo. Non è vero. Aveva un altro impegno, ahimè, non è potuto essere dei nostri, ma la prossima settimana ci sarà. Allora ragazzi, se non avete fatto ancora i regali di Natale, io avrei qualcosa da consigliarvi. È una sorta di consiglio spassionato che io mi sento di dare a tutti coloro che come me sono indecisi e che magari hanno bisogno di un elettrodomestico. Io in questo caso, in questo momento della vita, ma è vero, vi giuro, ho bisogno di una lavastoviglie, perché la mia ha deciso di smettere di funzionare. Ecco. Oh, non c'è cosa. Niente, ultimamente non va. Non c'ha voglia. E quindi dovrei comprare una lavastoviglie. Ma un'idea che io posso dare a tutti voi che ci ascoltate è quella di cercare degli elettrodomestici ricondizionati. Proprio come le macchine, proprio come gli orologi. Sai che adesso c'è anche la moda. Il second hand. Bravissima, okay. Il second hand. Come il second hand, come si dice con gli orologi di lusso, il secondo polso. Comunque, appunto, come recitava lo spot, sì? Negli anni 80, nuovo? No, lavato con perlana. Beh, grazie. Ringraziamo la Perlana, che sicuramente ci manderà un obolo per aver ricordato questa pubblicità. Io dicevo, i vantaggi di un prodotto ricondizionato, oltre a non fare male all'ambiente, secondo il mio punto di vista, ma non solo, è il prezzo inferiore. Esatto, cioè che questo già è un grande più. E mica poco, perché siamo a 30% in meno, 50% in meno, ok? E poi viene controllato e testato e subisce di nuovo e passa di nuovo tutti i controlli come se fosse messo sul mercato da nuovo, ok? Da nuovo. Viene di nuovo riprovato in tutto e per tutto.
di modo che possa essere funzionale per un bel po' di anni. E poi innanzitutto si risparmiano un sacco di energie a livello dell'ambiente, ragazzi, non ci sono sprechi, si inquina molto meno, si inquina, evitiamo molto di meno inquinare, di riempire le discariche di questi elettrodomestici che non usiamo più. E questo sì che è il commercio ecosostenibile, secondo il mio punto di vista. L'unica cosa, una delle cose che non potete scegliere, ma se mi posso permettere, chi se ne frega? È il colore dell'elettrodomestico, e potete trovare qualunque cosa, ma davvero sì, dalla il colore, magari il modello particolare, cioè è chiaro che prendi un po' quello che trovi, ma giustamente, però è un usato garantito. L'usato garantito, di cui si trovano ancora i pezzi di ricambio, ovviamente non bisogna andare indietro più di 10 anni, perché ragazzi, se no inizia 10 anni un pochino obsoleto, un pochino troppo vecchio, passa nell'obsolescenza, esatto. Però ragazzi, perché non pensare a questa cosa qua? Vi consiglio di googolare, ci sono un sacco di piattaforme che offrono questo servizio, e ci andrò anch'io, sì, perché così almeno mi comprerò. Ma sai che anch'io ci ho pensato, perché alla fine c'ho sto folletto che comunque mi sta salutando, il folletto, ah, sì? non i folletti che vanno, ah, no, i folletti in giro della foresta, per le case, okay, a portare bene a Natale. Il folletto, appunto, in quanto aspirapolvere, che in effetti ha i suoi annetti, ecco, e quindi ho pensato magari di prenderne uno ricondizionato di seconda mano. Ma ecco, guarda che io questa notizia l'ho cercata e l'ho trovata, perché intanto mi costerebbe decisamente meno di un modello nuovo, chiaro, perché anche io ho bisogno di una lavastoviglie. Quindi andate tutti a googolare, a vedere se ci sono dei siti, perché ci sono, ce ne sono tanti, che vendano gli elettrodomestici ricondizionati. Ma forse magari ci sono anche proprio dei negozi fisici. Ecco, questo non lo so. Perché tipo, questo per esempio, sì, so che avrà, tipo per esempio col folletto. Ah beh, ma hai ragione, lo ma certo, vende quello è che vero era proprio più o meno vicino a dove, vicino alla nostra, allora, vecchia sede, nostra è vero, vecchia è sede. Vero, hai ragione. Quindi vendeva ovviamente i pezzi di ricambio, li vendeva nuovi, ma aveva anche tutta questa questo mondo di follettini usati, ma tenuti bene. Quindi ragazzi, non vi resta che cercate il vostro prossimo regalo. 17:19, andiamo con uno degli artisti italiani, secondo il mio punto di vista, più bravi che sono saltati fuori negli ultimi anni. Sì, questo mi piace, lui mi piace tanto. Bruno Rissas con Italian Dandy. Questa Saturday on the Rocks. Mia madre sfogliava novella 2000 ed io ai suoi piedi leggevo Prover. Avevo 10 anni, ma pensavo già alle donne, e chiuso nel mio bagno amavo Edwige Fenech. A scuola i ragazzi giocavano al calcio ed io sul muretto citavo Berlin. Avevo 16 anni, ma pensavo solo al sesso, poi vidi le sue labbra e me ne innamorai. Le scrissi più o meno 200 poesie, la prima diceva così: che facessi il ragioniere, ma io impertinente risposi giammai. Avevo 20 anni e
ecco i miei capelli lunghi a guisa di dandy, bevevo cognac. Avevo già scritto 3000 poesie, la prima diceva così. Amami come se fossimo ancora in quel bar di Berlino a fumare Pommon. Amami come quella sera a Marsiglia, quando in preda al Barbera mangiammo escargot. Chiese di amarla per sempre, ma io impenitente risposi di no. Avevo 30 anni e vivevo da bohemian. Lei disse sottovoce: vedrai, te ne pentirai. Brunori Sas, Italian Dandy, una delle canzoni più belle degli ultimi 6 mesi secondo i nostri gusti. Vero Sara? A me piace. Ah beh, no, mi piace tantissimo. Allora, Italian Dandy in realtà è uscito già qualche, fa parte appunto di un album che è uscito già qualche anno fa. Però ultimamente stanno passando. A noi piace, cioè Brunori Sas a noi piace tantissimo. E stiamo passando un sacco di suoi brani perché sono bellissimi. Sì, sì, sempre attuali. E poi sì, diciamo che come cantautore devo dire che si sta difendendo molto bene, quindi magari appunto secondo me sono quei personaggi che restano poi, no? Che secondo me possiamo annoverarlo a pieni voti nella storia della musica italiana. Giusto, come è giusto che sia. Poi qualcuno potrà non essere d'accordo con me, però io credo che Brunori Sas, soprattutto per i testi, per la musica, per gli album che ha prodotto, io direi sì, bravo, ti meriti così il successo che hai. Salutiamo Brunori Sas. Il successo che avrai, ecco. Quindi a proposito di cose degne di nota, sì, persone, ecco, degne di nota, io parlerei del Giappone. Esatto. Sai che comunque io amo il Giappone, tutto quello che riguarda la cultura giapponese, questi strani personaggi, queste persone molto strane, ma che hanno molto da insegnarci. Esatto, perché la scorsa settimana abbiamo dato una notizia per la quale i tifosi del Giappone in ogni stadio dove sono stati hanno ripulito tutto, ok? E questo è un grande senso di civiltà. La notizia di adesso invece coinvolge sempre il Giappone, parla sempre dei mondiali e dice che il Giappone, ovviamente, come ben saprete, è uscito dai mondiali, ma ne è uscito a testa non solo alta, ma altissima, perché l'ex calciatore, attuale commissario tecnico del Giappone, attenzione, posso farcela, Haime Moriyasu si è contraddistinto per la sua forte personalità, perché dopo il proverbiale "rompete le righe"
che ha dato ai suoi giocatori, l'allenatore ha pensato ai tanti connazionali che hanno seguito la squadra in Qatar. Avvicinatosi agli spalti, si è inchinato profondamente, restando in questa posizione per diversi secondi. Quindi ha fatto un lungo inchino. Dovete sapere, in segno di, ovviamente l'inchino è segno di rispetto. Esatto, dovete sapere che in Giappone esistono, e io questo non lo sapevo, diversi tipi di inchini. A seconda dell'inclinazione che viene data all'inchino, è direttamente proporzionale al rispetto che si porta nei confronti della persona che riceve questo inchino. È davvero molto bello. A cui è rivolto bello, questo inchino. Davvero sì. Molto bello. E lui era praticamente a 90. Esatto. E il CT del Giappone si è inchinato verso i propri tifosi per onorare con il suo inchino e rispettare tutti i tifosi che hanno seguito ovviamente la squadra del Giappone in Qatar. E questa cosa, messa insieme alla grande presenza e al grande senso civico dei giocatori del Giappone, secondo me fa uscire il Giappone da questo mondiale sia in maniera letterale che in maniera fisica come i vincitori morali, perché per me il Giappone quest'anno nei mondiali del Qatar è il vincitore morale. Vincitore morale, assolutamente sì. Allora, se volete sapere come si chiama questo profondo inchino che è stato fatto dal CT della nazionale giapponese, allora questo rientra appunto nella categoria dei Saikei Rei. Okay. Quindi appunto è il più profondo e ossequioso di tutti gli inchini. Viene utilizzato per mostrare il massimo rispetto e appunto in questo caso nei confronti dei tifosi del suo paese, che comunque gli hanno dato supporto, no, a questa squadra. Il commissario tecnico, ovviamente, durante la conferenza stampa prima e all'uscita dal mondiale della sua squadra, della sua nazione, dal mondiale, ha detto praticamente che tutti i suoi giocatori possono pensare di competere contro il mondo intero perché loro sono allo stesso livello di tutti gli altri giocatori. E questa è un voltare, questo mondiale, secondo il CT, è un voltare pagina ed entrare in una nuova era, perché loro hanno battuto la Germania, hanno battuto la Spagna e abbiamo quindi battuto due campioni del mondo, leggo testualmente. Se pensiamo di andare avanti invece di ristagnare, il futuro cambierà sicuramente. Cioè, il dono della sintesi, ragazzi, con delle frasi che rappresentano appieno quello che loro hanno fatto in questo mondiale. I vincitori morali del mondiale del Qatar 2022 sono i giapponesi. Ma sì, perché appunto diciamo che la lezione che ne traiamo qual è? È che si può vincere anche perdendo. Brava Sara, è vero. Verissimo, perché si può vincere anche perdendo. Mantenere, esatto. Mantenere il rispetto per l'altro, mantenere la propria dignità, questo ti rende già vincente. Ed è la cosa principale che tutti dovremmo seguire. Andiamo con il prossimo brano di quest'oggi, ragazzi. Esatto, sì, andiamo con il prossimo brano di quest'oggi e poi ce ne sarà un altro dopo. Ce ne saranno due consecutivi. Noi facciamo una pausa e poi rientriamo di nuovo ai microfoni di Radio Bra on the Rocks. Non scappate, ciao! Go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. Yeah.
venerdì e il sabato alle 19 arrivano i DJ. Due ore di live mix per animare i vostri aperitivi. Brown The Mix, in diretta dalle console dei nostri studi. Sette 35, ce la stavamo ballando, raccontando, ragazzi. Sì, no, ci stavamo facendo bella, gli affaracci nostri. Veramente. La diretta di Radio Brown The Rocks con Saturday on the Rocks. C'è Marco, c'è Sara, ancora una mezz'oretta in nostra compagnia per la diretta di quest'oggi. Allora, arrivati i messaggi al 349-192-7726, ne leggo uno. Abbiamo allora, un messaggio, voce, mi devo schiarire la voce perché qua c'è un messaggio, uno dei messaggi che mi piace di più. Dai. Cioè il messaggio di una famiglia. Ciao Marco e Sara, vi seguiamo da casa mentre facciamo il presepe. Un abbraccio dalla family Costa. Della famiglia Costa. Ma dai, ma che carino. Che bello è sapere che ci sono le famiglie che ci ascoltano, che fanno le loro cose in casa. No, ma che bello sentire che ci sono persone che fanno ancora il presepe. Perché io l'ho fatto. Il presepe è una diciamo che è una tradizione, almeno che io mi ricordo, che riguarda molto, molto più la mia infanzia, no? Adesso c'è più comunque questo rito natalizio diventa sempre più pagano. E quindi si decora l'albero, si aspetta Babbo Natale. Ma il presepe lo si tralascia realtà, un po'. Adesso io non voglio fare così la bigotta, però in realtà un po' lo sono. Andiamo proprio a dimenticare, non ricordiamo più, probabilmente i bambini adesso non sanno qual è il vero significato del Natale, ovvero che la festa natalizia, il Natale è una festa religiosa, cristiana, quindi si celebra la nascita di Gesù bambino. Infatti quando noi eravamo piccoli aspettavamo Gesù bambino. No, io ho mai aspettato Babbo Natale. È vero. Ma è una finezza questa che pochi colgono, brava. E brava, quindi l'idea, io mi ricordo, questa è una delle poche cose che mi piaceva a casa mia. Mio papà faceva il presepe. Noi lo facciamo sempre. Tutta una roba, lo faceva su un mobile. Te li ricordi i tavolini da picnic? Sì. Quelli con che appunto che con le gambette apribili, che si aprivano. Certo, sì. Quindi sì, lui prendeva questo tavolino, questo tavolo da picnic, poi ci metteva tutto attorno la carta, no? Sì, per la coprire. Carta crespa, la famosa carta crespa. No, tutto attorno era praticamente una carta, era blu con delle stelle
accentate, no? Okay. Per coprire ovviamente tutte le gambe, no? Quindi sì, faceva questa cosa qua. E poi dopo allora sopra costruiva tutto questo, questa città, questo presepe. Quindi faceva, metteva i pezzi di legno, andava a raccogliere il muschio vero. Quindi metteva il muschio, faceva tutta questa cosa. Cioè era proprio tutta una creazione, no? E poi ovviamente Gesù bambino si metteva nella grotta soltanto il 25. E io mi attaccavo con mia mamma tutte le volte perché io lo volevo mettere subito e mia madre mi diceva no, si mette il 25. E vuoi sapere invece noi a casa mia dove lo facevamo quando stavo con i miei che ero bambino? Lo facevamo sulla cucitrice. Dai, avevamo, sì, che meraviglia. Avevamo la cucitrice a mobiletto. Sì, a mobiletto. Con lo sportellino che poi aprivi e veniva fuori la tutta la Singer. Probabilmente era proprio di quella marca lì. E questa era in cucina e noi lo facevamo lì sopra. Avevamo anche noi una sorta di tovaglia che andava a coprire tutto il mobile. Certo. E poi da lì si costruiva tutto quanto. E io ogni anno volevo sia mettere il Gesù bambino subito che cambiare la posizione del presepe in sé. Ma non potevo perché non c'era granché spazio. No. Quindi appunto era, io devo per forza così. Devo fare coming out, quindi tutto questo mio essere Grinch in realtà arriva da questa trasformazione che c'è stata del Natale, che è diventato una, come dire, un'occasione commerciale. Un'occasione un po' troppo commerciale, vero, hai ragione, hai detto veramente, cioè, una cosa bella prima. Babbo Natale appunto è diventato il Babbo Natale della Coca-Cola, cioè che fondamentalmente è arrivato nelle nostre case appunto dagli Stati Uniti, dalla pubblicità della Coca-Cola, cioè Santa Claus. Quindi no, io sono più per la tradizione, io sono ovviamente una cristiana cattolica credente e quindi mi spiace che si sia perso il vero significato di questa festa, che per me, essendo appunto una credente, ha un significato veramente profondo e importante. Che poi da voi che ci ascoltate, ragazzi, ma davvero nelle ultime settimane sono arrivati un sacco di messaggi che ci hanno riempito il cuore di gioia. Perché? Perché sappiamo che siamo seguiti da voi famiglie, da voi coppie, da voi amici, cioè, e in particolar modo in questo momento, almeno per me, il fattore di riuscire ad allietare i vostri sabati pomeriggio con Sara, con Emmanuel, io, sapervi insieme in quello che è il focolare di casa è una cosa veramente stupenda. Uno dei motivi per cui personalmente faccio radio è di riuscire a passarvi qualcosa che sia una cosa divertente, che sia una cosa allegra, che sia una cosa colta con la mia voce, e sapere che prende tutta la vostra famiglia è davvero il regalo più grande che ci possa essere. Esatto, però appunto permettetemi di fare così questa raccomandazione, amici, amiche da casa, che appunto siete genitori, ecco, cercate di trasmettere ai vostri figli la vera essenza del Natale, il vero significato del Natale. Permettetemi così di fare questa richiesta. Bene, sicuramente lo faranno, sicuramente le faranno. 17:41, ragazzi, andiamo col prossimo brano di quest'oggi. Ancora una manciata di minuti alla conclusione della puntata di sabato 10 dicembre 2022, perciò sul volume e andiamo con la musica. She's So Lovely, Scouting for Girl. She looks just like them girls in Vogue. I love the way she plays it cool. I think that she is beautiful. She's so lovely, she's so lovely, she's so lovely, she's so lovely. She's so lovely, she's so lovely, she's so lovely. She's pretty, a fitty. She's got a boyfriend though and that's a pity. She's flirty, turned 30. Ain't that the age a girl gets really dirty? I don't know how we'll make it through this. I don't know. I love the way she bites her lip. I love the way she shakes them hips. I love the way she makes me drool. I think that she is beautiful. She's so lovely, she's so lovely, she's so lovely, she's so lovely, she's so lovely.
a stunner. I wonder, was she this fit when she was 10 years younger? Come see me discreetly. She said she's got a trick or two to teach me. I don't know, I don't know, I don't know how I make it through this. I don't know, I don't know, I don't know how we make it through this. I don't know, I don't know. I don't know, I don't know, I don't know how we'll make it through this. I don't know, I don't know, I don't know how we'll make it through this. I don't know, I don't know, I don't know how we'll make it through this. I don't know. Scouting for Girl, She's So Lovely, 17:45, sabato 10 dicembre 2022. Ragazzi, un po' troppi messaggi per Sara, posso dire? Un po' troppi messaggi per Sara. Allora, She's So Lovely, infatti. Eh beh, ma forse per quello. Abbiamo messo un pezzo un po' sbagliato perché arrivano brava Sara, bellissima Sara, Marco e Sara insieme, bravissimi, per dire, però sempre di più a Sara. Io sono un po' geloso, ragazzi, sono uno che si offende, perché poi sappiatelo. In realtà, sappiatilo. La prima donna è Marco Ceo. Ma cosa? Ma non è assolutamente vero. La prima donna, ragazzi, è Marco Ceo. Chi ti conosce lo sa. Alessia, la tua splendida, meravigliosa e veramente paziente moglie, me lo può confermare. Non è vero. La prima donna è vero, sei non tu. È vero, non è vero. Allora, ancora un quarto d'ora in nostra compagnia. Ragazzi, andiamo con una notizia che a me non mi ha stupito granché. E la riassumerei con: fatta la legge, trovato l'inganno. Allora, siamo in Italia, restiamo in Italia. Ma dai, siamo in Italia, tu guarda. Eh sì, io queste qui non te l'ho fatte leggere apposta. Dunque, siamo in Italia e andiamo con il titolo. Il titolo è il seguente: multati ma dai ladri, sui parabrezza i verbali con l'IBAN falso. Siamo a Napoli, ragazzi. No. La patria dell'arrangiarsi, come cioè, tutta no, Italia, mi viene tra anche l'altro. Da ridere. Cioè, questi fanno le multe false con l'IBAN falso, così tu, scema di guerra, come potrebbe essere la Sara Saglietti di turno che si vede la cosa, gli faccio il bonifico, ma faccio il bonifico non al comune di Napoli, ma a Mimmo Esposito, che mi mette la multa finta. Il dono della sintesi appartiene a Sara Saglietti. Notizia della scorsa settimana. Che sono iniziate a comparire Ceo, sui parabrezza. Però comunque sì, voglio dire, dopo il business degli alberi di gomma che cadono e si rialzano per quelli che hanno i gas, cioè, questo roba, è un altro business, mica poco qua, eh. Della multa, cioè, ma sai cos'è la finezza? La finezza te la spiego tra un attimo. Allora, ci dividiamo le zone e ci arrangiamo. Poi io per il conto corrente non ho problemi ad aprirlo. Nemmeno io. Esatto, esatto. Abbiamo, wow. Ragazzi, il 2023 dai, sarà che il 2023 un anno, svoltiamo. Sarà un anno imprenditoriale, sì, per me e per Sara. Ci metteremo in affari insieme. Se mi vedete passare con la Lambo, capite che ho svoltato. Allora, torniamo alla notizia. Verbali falsi fatti dai ladri con ovviamente IBAN falso. Siamo a Napoli e i verbali contraffatti stavano comparendo in diverse zone di Napoli, come denunciato dalla stessa polizia municipale. A far scattare i controlli però sono stati 7 cittadini della città partenopea
della capitale partenopea che hanno trovato. Comunque. No, vabbè, niente. E parte una... no? Ho fatto una battuta. Che tristezza. No, che hanno trovato 7 relativi verbali su 7 parabrezza delle loro automobili. E i verbali non erano così esosi e salati, perché il verbale era da 29,90 euro. Vabbè, quindi, dai, anche una e tra l'altro non c'era la decurtazione dei punti. Brava. E quindi chissà quanti avventori e quanti guidatori che diceva vabbè, sto trentello ce lo paghiamo, e diceva dai che tanto no, se no mi arriva 54 euro come è scritto qui, e il verbale era falso, e quindi no, ma comunque, e quindi sono andati a pagare, cioè, amarli questi napoletani, ma grandissimi. Allora Sara, io ho un ricordo che credo sia della fine degli anni 80 o dell'inizio degli anni 90. Correggetemi voi che ci ascoltate, magari voi lo sapete se meglio. Se sbaglio mi corrigerete. Eva, bravissima. Giovanni Paolo II, 1978, grandissima. Io mi ricordo che negli anni 80, ma io non avevo ancora la patente, a Napoli proprio giravano e si vendevano le magliette bianche con la cintura disegnata di traverso sulla stessa maglietta, perché era entrato l'obbligo, era entrato in vigore l'obbligo, allora, di avere questo le, però un le po', cinture un po' più di sicurezza. Là, un po' più in là parliamo del finire degli anni 90, perché noi avevamo già la patente e mi ricordo, ma davvero? Sai che hanno introdotto l'obbligo della cintura più o meno quando appunto io ho preso la patente. Ah, caspita, ok. Quindi parliamo della seconda metà degli anni 90. Ok, io credevo fosse più indietro. No, e c'erano appunto questi napoletani che loro sono industriosi, loro sono grandissimi, ingegnosi, e loro si inventano la maglietta che ha appunto la cintura disegnata di traverso. Tac, bellissimo, un attimo, bellissimo. Meraviglia. Quindi cioè, tornando, bravi, cioè, proprio loro sono così, sono un pozzo di idee grandi. Tornando una su questa notizia fa, qua, una ne pensano, mille ne fanno, il contrario comunque quello che è. Tornando su questa notizia qua, cioè quella dei verbali falsi, la cifra richiesta appunto ha evidenziato la furbizia di questi ladri, perché se io ti chiedo 29,90 euro e non, fatemi dire, 175 euro, tu andrai a pagarla. Se in più ti scrivo che da 29,90 euro se non la paghi passerà 54, tu la pagherai. Io la pago subito, la pago immediatamente. Mantinente. Adesso il comune di Napoli, oltre ad aver ricordato che l'IBAN su cui pagare tutte le multe è il seguente, che non sto a dirvi ovviamente, ha anche iniziato le ricerche e le indagini per capire chi siano questi geni del male, perché in questo caso sono veramente cioè, dei geni del male. Ma fantastici. A fin tra virgolette di bene, un po' più leggero questa punizione se li dovessero trovare, però veramente l'ingegno è premiabile, è encomiabile l'ingegno di questi. Ma sì, io sicuramente sarei appunto tra quelle che comunque l'avrei pagata, altro ma che, proprio altro subito che. Cioè... ma se c'è un cartello pagare con la freccia, io seguo il cartello. Cioè, quindi ci sarei caduto con tutte sì, le scarpe. Ma Napoli paesa. Quindi noi ci ascoltiamo il prossimo pezzo e poi Ceo, manca sì? pochissimo alla fine della puntata, hai visto che ore sono? 17:51, il penultimo pezzo prima della chiusura, non scappate, noi siamo ancora con voi fino alle 18. Say it right.
Nelly Furtado, Say It Right. 17:55. Molto bene. Un salto spazio temporale, brava Sara. Stiamo iniziando a, come dire, mettere il sale tra me e te. Iniziamo ad andare d'accordo. Raga, incredibile questa ma cosa. Dai, ma andiamo che d'accordo, si sa che chi disprezza compra. Ai. Allora tu mi compri. Bene, dopo mi fai un'offerta perché mi disprezzi sempre. Bene, andiamo avanti ragazzi con la nostra trasmissione. Una manciata di minuti. Vogliamo ringraziare tutti coloro hanno mandato messaggi al 349-192-7726. Messaggi che sono arrivati come: ciao Sara, bravissima. E non si firma. Ciao Sara, bravissima. Abbiate il coraggio di ciò che scrivete. Firmatevi ragazzi, firmatevi. Messaggi per Marco mai, però per Sara un casino. Ma il DJ Emanuele non ci scrive, cioè non ha commentato, non ha detto nulla. Non ne sono arrivati DJ Emanuele dal... si è proprio così estraniato da tutto e immerso nella sua giornata. Sì. Lontana dagli studi di Radio Brown The Rocks. Come il messaggio di Claudio che ci ascolta da casa e ci scrive: ciao ragazzi, vi ascolto da casa mentre faccio le pulizie prima di preparare con la mia famiglia il presepe e l'albero. Preferisco il presepe. Quindi voglio dire, Claudio, grande Claudio, hai capito appieno quello che ha detto Sara prima, cioè, ci proprio segui, battimi sto 5 alto, grandissimo Claudio, uno di noi. Grandissimo Claudio, grandissimi tutti voi ragazzi che ci avete fatto compagnia con i vostri messaggi, che abbiamo, siamo quasi riusciti a leggerli tutti per il prossimo anno, anche perché molto probabilmente questa sarà l'ultima puntata per quest'anno. Ai noi sì, perché allora aspetta, fammi un attimo aprire il calendario. Sul mio iPhone. Allora, il prossimo sabato probabilmente tu, CEO, non ci sarai, quindi poi anche Emma è latitante, quindi non si sa. Quindi poi siamo al 24, poi siamo al 31, sì. E quindi si salta a pie pari a sabato 7, dove probabilmente non ci sarò io. Esatto, benissimo, perfetto. E quindi si fa sabato 14, cioè andiamo praticamente a metà gennaio, siamo già proprio con tutti i piedi e le mani nel 2023. Posso salutare anche i miei genitori che mi hanno mandato un messaggio adesso? Ma sì. La mia mamma e il mio papà che mi hanno mandato un messaggio al 349-192-7726. Ma salutiamo i CEO Parents. Esatto, qui rispondo con un cuore. Grazie mamma, grazie papà, che mi ascoltano. Ma so che mi ascoltano, mi ascoltano sempre. Però non essendo tanto abbezzi alla tecnologia. Dai, grandi che ti ascoltano, vero? Bravissimi, perché tipo mio papà non mi ascolta. Cioè, non mi ascolta. No, i miei mi ascoltano. Non sa come collegarsi. Ovviamente lui non ha una connessione internet, lui è ancora lui ha il Brondi, no, per telefonare. Quello con i tasti grandi. Con i tasti grandi, cioè lui e la tecnologia proprio non riescono a trovarsi. No, i miei invece sono bravi. Non mi ascolta. Bene, salutiamo il papà di Sara, anche se non ci sta ascoltando. Il mitico Paolo. Ragazzi, siamo in chiusura, non possiamo fare altro che ringraziarvi per averci seguito per tutta questa stagione che molto probabilmente, come spiegava Sara, si conclude con questa puntata. Vi diamo appuntamento a gennaio. Oddio, già nel 2023. Esatto, con la nuova stagione. Bene, quindi abbiamo qualcosa da dire, qualcosa da augurare per l'anno che verrà, come cantava il buon Lucio. Cosa ci aspettiamo dall'anno che verrà? Pace, serenità e più che tutto, secondo me, equilibrio personale e con tutti gli altri. Io credo che questo sia pietà, importante. Cosa chiedi al 2023? Pietà. Pietà. Dopo la richiesta di Sara chiudiamo la puntata del 10 dicembre 2022, ragazzi. Anche meno. Grazie per essere stati sempre con noi. Abbiamo sentito la vostra vicinanza con i vostri messaggi, le vostre telefonate per tutta la stagione che si è andata a concludere. Quindi grazie per essere stati con noi e ci sentiamo il prossimo anno. Quindi concludiamo con un anche a te e famiglia. Famiglia. Alla prossima settimana, ragazzi. Ciao! Saturday on the Rocks.
ironia, sarcasmo, buona musica, un mix irrinunciabile per il tuo sabato pomeriggio. Il sabato, Saturday on the Rocks. Dalle 16 alle 18, tutti i sabati, con Marco, Sara, il DJ Emanuele, solo su Radio Brown the Rocks. Radio Brown the Rocks, la tua radio.